Buongiorno, sono Paolo Verucci dal Parco regionale di Veio. Insieme alla collega Ilaria Cui affronteremo il tema di come una specie ad alta plasticità ecologica e grandi capacità di dispersione come il lupo, sulla soglia dell'estinzione in Italia negli anni 70, abbia colonizzato territori come il Parco regionale di Veio, caratterizzata oltre che dalla presenza di nuclei boscati, da aree fortemente antropizzate e utilizzate dall'uomo. Linea a te, Ilaria. Ciao Paolo, eccoci nel Parco dei Monti Simbruini, l'area protetta più grande del Lazio, ricca di pascoli, un polmone verde per tutta la regione, con numerose specie selvatiche di ungulati come cervi, caprioli e cinghiali. Questa è la roccaforte del lupo, da cui probabilmente il lupo è ripartito per ricolonizzare le zone da cui era stato eliminato in passato. E vi aspettiamo su Parchi Lazio il 18 giugno alle 17 per Storie di Lupi.